Ciao a tutti e bentornati nel canale. Il video di oggi è sbarazzino e vi voglio raccontare i miei profumi preferiti per il grande caldo. Allora, partiamo dai più low cost, profumi indossabili per la mattina, per il tempo libero. Il primo in assoluto è Forest Ritual dei Tesori d'Oriente. Un profumo che mi ricorda una foresta amazzonica e ho detto tutto. Poi devo sentire perché è più forte di me. Abbiamo Thalassotherapy, un profumo che sa di mare e vabbè, era caduto, sembrano forti, però se cadono si fanno male, non si rompono, però si piegano. Un profumo che ricorda il mare, ozonico con le note saline, molto molto buono. Non sto a specificare le note. Qua dice comunque che nell'apertura abbiamo limone e bergamotto. E poi sale, alghe marine, un ottimo profumo. So che vi piace tantissimo, ma piace tantissimo a tanti. Un altro profumo super marino è Rem, super super famoso, buonissimo. Io ho questo profumo da 2 anni, è diventato ancora più buono. È buonissimo. Un altro profumo con le note di sale è Fiore dell'Onda dell'Erbolario. Sono tre profumi che stanno sulla stessa lunghezza d'onda. Qui limonetta, accordo marino, alghe, fiore di ninfea, rosa bianca e muschio. Quindi profumi super freschi dove nelle giornate torride sono molto sopportabili e facili da portare. Poi andiamo con i profumi più verdi. Questo profumo di Calvin Klein, Sé Que One Free, dopo 20 giorni, cioè capite dove si trova. Perché questo? Perché è stato l'unico profumo quando fece quel caldo, caldo, caldo torrido che veramente non mi dava fastidio e anzi mi rinfrescava e l'ho usato veramente, veramente, veramente tantissimo. Poi ho usato questo profumo di equivalenza alla faccia del bon ton. Questo profumo di equivalenza 222, ispirato ad Acqua di Gio maschile di Giorgio Armani, fantastico. Ne ho messo di meno perché comunque è più intenso e forte di Calvin Klein. Comunque per l'estate oppure per la palestra, per chi fa sport, i profumi di Calvin Klein sono uno spettacolo. Un altro profumo fresco, questo profumo dell'Erborario Fresca Essenza. Qui abbiamo Petit Green, Lime, Assoluta di Rosa, Pepe Rosa, Rizoma di Iris e Legno di Cedro. Questo profumo è leggermente più strutturato e pesante degli altri che sono proprio freschissimi, perché qui abbiamo il pepe rosa, la rosa nascosta, però poi esce fuori. Se ci concentriamo un po', esce questa bellissima rosa e il rizoma di iris che rende talcato questo profumo. Quindi tra tutti i profumi che ho elencato, lui è talcato, gli altri no, sono solamente freschi. Un fresco talcato, quindi anche per la sera. Poi qualcosa fresco agrumato, questo profumo di Zara, Apple Juice, che è ispirato a
chance o tendre, dove un profumo agrumato e fruttato, perché abbiamo una bellissima mela croccante, poi vabbè una base legnosa, però un bel profumo fresco, squillante, molto molto allegro, e anche qui l'ho usato tanto con il caldo. Un altro agrumato, mai senza, però lui secondo me è il re, è super elegante, mai senza, è Dolce Gabbana Blue Light. È meraviglioso, meraviglioso. Io lo adoro in tutte le stagioni, ma l'estate è qualcosa, è qualcosa. Poi andiamo su qualcosa di più dolcione e coccolone. Questo tiare dell'erborario è un tiare fiorito, lattonico, molto 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 gradevole. È uno spettacolo quando abbiamo voglia, anche se fa caldo, di qualcosa di più dolce, di più confortevole. Meraviglia, meraviglia. Molto buono. Questo tiare è veramente buonissimo. Poi, tiare del Giardino dei Sensi. Più chimicoso, giustamente, più cheap, però molto molto buono e gradevole. Accordi morbidi e note intense che parlano di paesi lontani, tutto il fascino esotico del chiaré. Questo è chiaré molto molto buono, si trova a metà pure lui. Un altro coccoloso è Karma, il profumo Karma. È un profumo esotico, è un profumo esotico che appena uscito ti fa pensare al cocco, però c'è il frangipani, perché la noce del cocco non è dichiarata purtroppo, e non so che dire, però forse questa nota di frangipani ci rende questo profumo così coccoso. Poi Cocco dell'erbolario. Mettiamo stasera Karma. Lui è più intenso, più fiorito, perché comunque questa nota dolce ci viene dal frangipani. Il cocco non dichiarato. Qui è più delicato, è proprio il latte di cocco con la vaniglia, molto coccoloso quando abbiamo bisogno proprio di coccolo e di coccole e di dolcezza. Poi avevo dimenticato tra gli agrumati, lui è molto più intenso. Per eccellenza, per l'estate, cedro dell'erborario e il top del top del top, che io comunque userei mattina, sera, sempre, anche in un'occasione più importante, perché io lo amo, lo adoro. Non so se notate, mi sono ispirata a questa boccetta per le manicure, perché io amo. Poi amo anche gli altri profumi, però visibilmente questo giallo mi fa impazzire. Amo il giallo, non so se l'avete capito. E qui è un limone dolce, tipo una caramellina al limone, però è fresco lo stesso. Un fiorito buono anche per l'estate è Altea, una rosa molto frizzante. Divino, divino. Qui c'è anche limone, arancia dolce, altea, rosa, muschi e vaniglia. Buonissimo, una rosa frizzante, fresca, dolce allo stesso tempo. Spettacolo. Poi un profumo più elegante, Alien Goddess, è una meraviglia.
Anche qui abbiamo delle note di cocco, delle note tropicali, fantastico. Anche questo sto portando a termine. Beh, questo qui lo sto centellinando proprio nelle occasioni più importanti. Però nella classifica, quelli che ho indossato di più, avrei indossato questo e questo di più, però sono sincera, li tengo un po' riservati. Quello che ho usato tantissimo in assoluto è stato questo profumo, quei 15 giorni di grande caldo, e si vede proprio. Ragazzi, niente, volevo quindi provare un video verticale e condividere con voi un momento felice della giornata e ricordare tutte queste mie bambine, tutte, non so come chiamare, la mia gioia. Alla fine loro purtroppo per noi che abbiamo una passione è gioia pura. L'ho voluto condividere con voi. Sicuramente sono profumi super reperibili. Sicuramente tanti di voi hanno questi profumi e quindi l'abbiamo condiviso serenamente insieme. Ciao!